Io credo di, spero, madonna, spero di vedermi bene. Sono un po' gasata perché ho registrato senza spalline. Allora, qui in questo cerotto che voi vedete, devo guardare là però, molto difficile, molto difficile. Allora sì, quasi sono capelli bianchi perché sapete che io ho capelli bianchi e però farò la tinta. Bello, trucco colato, brava, sì, carino. Vabbè, ce l'ho da tutto il giorno, raga. Comunque, sto guardando il cane che fa dei movimenti strani. Peter, che cazzo fai? Ok. Ah no, stavano usando per fare la pipì. Ok, a parte che ragazze che fanno la ricostruzione unghie, sapete cos'è l'ipponicchio? Spero di sì per voi. Ma che schifo di pappagoggia mi fa sta inquadratura, cazzo. Cioè, dovrei stare così. Che palle, non mi sento. Vedete che non sono felice stasera perché sono un po' stancotta. A parte che qui ci sono dei rumori assurdi, cioè non so, sono da mia nonna nel giardino. Aspettate che il cane è pazzo. Vabbè. Aveva in bocca una foglia e correva, non lo so, è pazzo. Comunque. Queste sono le ciglia finte di. Di. Cioè veramente. Dopo vi faccio vedere perché continuo a girarmi. Comunque, queste sono le ciglia finte di MAC. Che vi dico, sapete perché mi piacciono? Perché qui da metà in poi ho messo altre ciglia finte sotto, non so se vedete. No, non si vedrà mai. Però sono diventate belle che mi piacciono. Mi ricordavate che non mi piacevano per un cazzo, adesso mi piacciono. Sono contenta. Cioè, da vicino sembrano più belle però. Che da lontano. Da lontano sembrano scema. Fa niente. Allora, ah sì, questo cerotto non è un altro piercing, ma mi sono tagliata con la scatoletta del tonno. Che male. Mi usciva proprio il sangue nero, ma no. Vabbè, lasciamo perdere, questa è tutta un'altra storia. Vi volevo parlare di lui. Lo vedete il mio bambino? Ciao, di ciao bambino. Ciao a tutti. Sono bambino. Sono bambino, quello è il neociccolo. Vedete i miei neociccioli? Non so se voi ce l'avete, però sono i neociccioli, c'ho paura. Comunque sia, questo è il mio bambino. Non gli ho ancora dato un nome. Ah, se sentite è perché c'è quel roba lì che uccide le zanzare, non lo so. Ma sto parlando come una mongoloide stasera, cioè come quelli che non sanno parlare. Ma è perché è un po' il contesto, cioè nel senso questa, come si chiama? Questa location non l'ho mai usata e quindi mi sento un po' strana. Però vabbè, fa niente. Allora, assi lunghi ve l'ho già fatta vedere. Sì. No, su Instagram l'ho fatta vedere, no, perché questa era uguale a questa in teoria. Ma mi si è rotta, quindi l'ho rifatta a casa da sola. E siccome è un mignolo brillantinato, ho ben pensato di fare questa cagata. Vabbè, fa niente. Parliamo di sto cazzo di bambino, fanculo, merda. Sì, mi dicono che sono scurrile, ma non mi interessa. Che belle occhiaie che ho da questa visuale. Vabbè, cioè, non sto parlando di tutto fuori dal bambino. Lo chiamerò bambino, ho deciso, questo è bambino. E voi vi chiederete perché non hai messo brillantino Paola? Vabbè, ora vi spiego tutto. Sono andata da un mio amico a Como. Sì, dai, facciamo giornata così. Lui, casualmente, ma così, accidentalmente, lavora in un negozio di piercing. Cioè, in piercing e tatuaggi. Ha detto, dai, facciamo il microdermal. E io ho detto, c'è un po' paura. Perché io faccio, però c'è un po' fifonina. E al niente, dopo 2 ore, è riuscito a convincermi. Quindi il 23 giugno alle ore 12.41, scusatemi, 12.41 l'avevo fatto. E non so se sapete la tecnica com'è. Allora, la tecnica è che si usa un piccolo bisturi, ma piccolino, proprio una cosa così, fatta a canula. Cioè, comunque, se scrivete attrezzi per microdermal su Google, immagini li vedete. Dopodiché, e questo piccolo bisturi si usa per fare le autopsie, tipo, ai morti. Vabbè. Lui cosa ha fatto? Ha preso la mia pelle così, ha bucato, girando, ha tolto un pezzettino di pelle e ha infilato il microdermal che è fatto così. Allora, praticamente così è fatto. Ecco, questa è la vite che rimane fuori. E
tutto questo rimane sotto pelle. Cioè, la mia spiegazione, ragazzi, penso che sia la cosa più carina del mondo. Aspettate. Momento di pausa. Che è un pazzo. Stempiato. Vabbè, non è importante. E niente, quindi lui poi me l'ha infilato, a parte che mi faceva malissimo, cioè assurdo, proprio un male che voi non potete capire. Cioè, questi due mi hanno fatto 10.000 volte più male, però questo mi ha fatto molto male perché siccome è un punto vuoto, cioè nel senso quando io ero sdraiata stava un po' più su, no? E quando lui spingeva dentro, faceva questa cosa e andava dentro. Appunto per questo lui non riusciva a metterlo subito veloce. Perché se me l'avesse fatto un po' più giù, magari qui, sotto è duro e quindi è più facile come qui, magari. Però io sapete che sono una very crazy. Questo ha lasciato le luci accese della macchina, tornerà e la batteria sarà finita. Vabbè, cazzi suoi. Ho i pantaloni rotti, mi scappa la cacca, vabbè. Apprezzate la mia sincerità. Niente, mi sono fatta convincere. Allora, i tempi di guarigione sono molto lunghi perché è proprio una ferita, cioè la cartilagine della pelle e tutto devono aderire contro questa parete, questo corpo estraneo. E quindi, cioè, ci vuole molto tempo. Infatti, io volevo mettere il brillantino, ma devo aspettare 6 mesi. 6 mesi. Cioè, 6 mesi è una roba improponibile proprio. Il cane fa degli strani movimenti. Cioè, sto cane mi urta perché non è un cane tranquillo. Se volete sapere che cane è. Non ha una razza, è un pazzo, è un cane pazzo. Amore. Però c'è la foto su Instagram in caso voi voleste vedere questo cane che si chiama Peter. Comunque niente, il dolore è stato medio e consiglio a tutti di farlo perché è un bel piercing e carino, elegante. Infatti quando metterò il brillantino sarà molto bello. E però sono in vena di farne altri, raga, io ho voglia di fare piercing troppo. Ma voglia di essere piercingata proprio. E niente, come potete vedere stasera non sono molto allegra perché vi ho detto ho mangiato la pizza, però mi fa un po' male la pancia. Ovviamente non da vomito. Amore, si è messo al fresco. Ovviamente non da vomito perché io non vomito mai, però vabbè. E niente. Cioè non ve ne sto parlando contenta di questa cosa, però comunque se qualcuno deve fare mi chiede a me dove deve andare a farlo, se è nelle vicinanze di Como, perché gli dico io di andare dal mio amico che è strabravo. Top. Non vi so dire il prezzo effettivo di questo piercing, in quanto io ho pagato di meno perché sono figa e sono Paola Ciao. Quindi, cioè, poi questo qua era mio amico, cioè non è che poteva farmi pagare il prezzo intero, quindi non vi so dire il prezzo, sinceramente, chiederete poi a lui. Ma in caso dite che vi ho mandato io, o ancora meglio, andiamo insieme! Yeah! E niente, io, cioè, raga, stasera sono presa male, sto facendo il video ma non lo sto facendo allegra. Infatti penso che ci metterò sotto la musichetta. Tan 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 tan. E basta. Il prossimo video sarà quello dell'abbra canottone. E fine. Ieri notte ho dormito col piumino. Io sono crazy, cioè. Come direbbe Stefi, la loffina, e non sono molto regola. Comunque sia, raga, niente. Il trucco ve l'ho fatto vedere. Le lentiggini pure, mamma quanto le odio. Le odio troppo. Sono brutte. Guardate che bello il mio bambino. Amore della mamma. Poi lo volevo, in realtà lo volevo in questo buco. Però c'ho questo neo. E sapete che i nei sotto hanno la radice, quindi non si poteva assolutamente avvicinare più di così. E nulla. Quello è il mio bambino, il mio segreto. Il mio cerottino. Domani vado a comprare l'altra pallina uguale a questa qua perché io le adoro così piccoline in argento, le amo da morire. Questa nera ormai mi ha preso male, cioè. Oh raga, ma qui c'è pieno di gente pazza, rapper, gente, guardate. Cioè non si potrebbe riprendere le persone, però io volevo farvi vedere dove cazzo vivo. Cioè dove cazzo vivevo e dove vive attualmente mia nonna. Guardate la mia bambina. La mia bambina. Non sto mettendo l'unghia sulla. No. La mia bambina. Vabbè, comunque questa è la mia qua. È per quello che io ero un po' incerta alla cosa, perché questi qua si sono parcheggiati qua e
Io stavo parlando come una pazza da sola. Il cane. Di ciao. Bravo. Ha fatto. Ok. Sono piena di brufoli perché dovete capire che io sono allergica alle nocciole, ma ho mangiato per 2 giorni consecutivi la Nutella. Sono proprio una monellata. E quindi mi sono riempita di brufoli. E lentiggini, porca puttana. Sto tremando perché sto facendo ballare il ginocchio. Cioè, sono proprio presa male da sta pizza che non sta andando nel verso giusto. E quindi sono un po' presa male. Carina, carina così. Sembro un pupazzo dell'autogrill. Ciao nonna. Sto facendo un video. Vuoi Quanto salutare? tempo è che gioco all'872 22 22 anni ormai. su Roma? Ieri sera è uscito. Oh, nonna. No, anzi, è uscito 72 22 4, il terzo addirittura secco. Così sono. Ieri sera. Ma sarà del gentleman, ma info. Sì, è uscito ancora come ieri sera, una volta che io non l'avevo toccato. Nonna. Nonna. Comunque Mi più forte di quella linea. ciao a tutti, E mio e mio cosa mi bambino. risponde? Perché la mia giocata. Fatti, lo sa che giochi solo al sabato, nonna. Vabbè, io e mio bambino, guardate. Che lei mi ha lasciato il ceso giallo e non ci Salutiamo. sei. Sì, è ancora acceso, nonna. Anche dietro è acceso. Amo la mia Fino nonna, al che sopra bella. morce. No, nonna, è un bigolo quello lì, cioè. Vai giù di lì che magari ti faccio il Ciao, ciao. pinto, che è così, non è che Io e mio bambino. ci tiro su.